Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Sono in camera di Chloe, quindi per questo vedete questo sfondo. E niente, facciamo un Get Ready With Me, visto che devo andare, cioè oggi è sabato, stavo girando un vlog, ma adesso vediamo. Scusate se a volte mi allontano, sto prendendo i trucchi. E niente, praticamente ok, scusatemi un attimo, ma questo cassetto. Praticamente il cassetto che è un casino, dovrei sistemare la postazione trucchi perché è veramente un inferno. E niente, avevo girato un videovlog l'altro giorno, solamente che ahimè l'ho girato dal cellulare di mio marito. Tra l'altro sto girando anche questo dal suo cellulare, solamente che praticamente lo stavo caricando su YouTube. Allora lui è sembrato che era stato già caricato e mi ha eliminato tutti i video, quindi praticamente quel video l'ha eliminato. Io, che aspettavo ancora che il video si caricasse, vado a guardare a che punto era e questo video non c'era più. Non c'erano più neanche i pezzettini di video per cui io potessi rimontarlo, quindi amen, quel video è sparito. Cioè, 2 giorni ad aspettare che si caricasse, alla fine va bene. In quel video, tra l'altro, parlavo di Manuela Oppi, ci tenevo a parlarne perché ho visto il video della 107esima giornata, che praticamente lei parlava del sentirsi a disagio con il suo corpo. Quindi mi duole chiarire questo punto, insomma. Praticamente io seguo Manuela da tantissimo tempo e lei prima aveva un peso più alto rispetto ad adesso. Adesso, grazie alla Dukan, è dimagrita tantissimo. Ma scusate se mi metto questi capelli così. Comunque mi fa strano che la gente la critichi perché lei dice le taglie. Praticamente, a parte il fatto che lei si sentisse a disagio nel non trovare delle taglie che gli stanno bene, anche adesso che è dimagrita, cioè quando lei dice di prendere che ha preso una XS, una S, quello che sia, non vedo perché debba essere criticata con forza di volontà e dimagrita con tanti sacrifici. Dimagrire non è facile. Io, tra l'altro, ci sto riuscendo grazie a lei e alla sua determinazione, insomma, perché l'ho sempre seguita. E questa sua voglia questo suo impegno nel farcela ha coinvolto anche me. Quindi praticamente anche io mi sono messa l'impegno per dimagrire, praticamente. E io ci sto riuscendo grazie a lei. Cioè, ma vedere i suoi video mi dà motivazione, cioè mi motiva, quindi non vedo perché debba essere criticata. Cioè, la trovo una cosa assurda. Tra l'altro, è una delle mie YouTuber preferite, perché io non seguo tantissimi canali italiani, e quelli che seguo, tra l'altro, sono anche piccolini, perché seguo lei, cioè Manuela. Poi seguo Chiara Paradisi, la Valli 310, poi seguo Otta, Gnappetta e poi basta, cioè i canali più alti li seguivo prima, adesso non mi piacciono, non li vedo canali realistici, insomma, perché per me hanno perso di vericità, come si dice?
Cioè, ogni video che loro pubblicano è un video che parla di prodotti che gli arrivano, o comunque è un video un po' troppo costruito. Non è un video, almeno come piacciono a me, alla cacchio, accendo la telecamera e fanno il video, no. Mi sembra un video un po' troppo pensato. Quindi, boh, non è un video che mi piace, insomma. Poi, boh, c'è a chi piace, quindi non è che ne faccio un dramma, eh. Io mi sto truccando così velocemente perché anche il sabato non faremo niente, quindi va benissimo, giusto un po' di trucco. Tra l'altro mi sembra che si sia svegliata Chloe. Quindi ancora meglio, non mi posso praticamente più truccare, mi posso più parlare. Comunque, ho fatto un trucco così, giusto per mettere un po' di colore. E comunque stavo dicendo, a me sta cosa di vederla criticata non mi è piaciuta, per il semplice fatto che io sto facendo tantissima fatica per dimagrire. Tra l'altro molte volte ho fallito perché tutti falliamo, cioè a tutti capita di fallire. Io ho fallito veramente tantissime volte. E il fatto che lei mi stia motivando veramente tantissimo, tra l'altro mi piacerebbe veramente tanto poter avere dei contatti con lei, perché è la youtuber che più, cioè io l'adoro, per me è la migliore in assoluto. Glielo scrivo anche sotto i video, cioè praticamente non commento quasi mai, cioè oddio, anch'io ho commentato qualche video, tipo di Otta, così, ma video che mi interessavano, però per esempio già di Otta a me piace, però molti video non li guardo perché non sono nel genere che mi interessano, quindi la seguo quando c'è un titolo che mi interessa, insomma. Chiara Paradisi, stessa cosa di Otta. Invece Manuela, praticamente io guardo tutti i video, per me è unica in assoluto, non me ne perdo neanche uno. Non commento né metto mi piace a tutti i video perché non vorrei sembrasse spam, che alla fine, anche se commenti, a me sembra un po' uno spam. Qualche volta gliel'ho scritto di passare nel mio canale, ma giusto perché volevo farmi conoscere, visto che la adoro, cioè mi piacerebbe tantissimo collaborare con lei, quindi a volte scrivo per farmi notare, e questo. Però, cioè, mi si era attaccata perché dice la taglia che prende dopo aver faticato per perdere chili. Tra l'altro lei l'ha sempre detto comunque, quindi è anche vera nel dirlo, no? Perché se comunque dice che è una S, una M, veste grande, veste o veste piccola, tu che guardi il video perché ti interessa quella maglietta e la vuoi ordinare comunque online, già sai che misura prendere. Quindi io la penso così, insomma. Poi ognuno dice la sua, però boh, non lo trovo giusto attaccare una persona perché è dimagrita e dirgli ti vanti e dici le taglie per vantarti, ma dai, chi è che dice, cioè, ma alla fine, no? Ma anche se lo direbbe per vantarsi, alla fine, come posso dirgli? Ma ben venga, cioè, ma chi non si vanterebbe di aver perso peso? Io sto faticando di una maniera boia, proprio fatico tantissimo per perdere peso e non ci riesco, cioè io non ci riuscivo a perdere peso, adesso ho perso qualche chiletto, cioè non mi vergogno neanche a dirlo, da 80 kg, stamattina mi sono pesata e sono arrivata a 77, per me è un traguardo veramente enorme, cioè non scendevo sotto gli 80 da tantissimo tempo, che lei che mi ha motivato veramente tantissimo, anche con un semplice video, venga criticata, non mi piace, non è una cosa.
veramente che mi piace. E niente, io questo è il trucco a cacchio, perché anche se sabato io non farò niente, ovviamente penso che uscirò, andrò da mia suocera, non lo so, non metterò nessun rossetto né niente perché mi scoccio. Tra l'altro ho comprato questa magliettina da Terranova. Volevo farvi un video haul, ma ve lo faccio quando arriva l'ordine chiavi, perché ho fatto un ordine chiavi e sono contentissima. Che alla fine per me ha preso solamente un giacchino, quindi però magari raggruppo tutto l'ordine. Ho fatto un ordine per Chloe, per settembre, insomma, ci sono tantissime offerte. E poi vi scrivo qualche coupon sotto quel video che può essere interessante. E vabbè, ho preso due magliettine a mio marito, io ho preso un giacchino tutto leopardato che mi piaceva tantissimo, adesso vediamo come sarà quando arriva. E quindi, vabbè, ho preso anche questa magliettina semplicissima bianca, faccio qua un risvoltino e a V, faccio vedere un attimo, senza problemi, ed è semplicissimo. Bianca, un po' trasparente fra l'altro, e l'ho presa da Terranova 1,99 euro, non potevo assolutamente lasciarla lì, anche perché mi servivano delle magliettine basic così. E ne ho presa questa e una arancione che ho là dentro, poi ve le mostro meglio nel video. E niente, questo era un Get Ready With Me, ci tenevo a registrarlo, perché tra l'altro non avevo neanche tempo, però ci tenevo a registrarlo per chiarire questa cosa di Manuela, cioè per dirvi la mia su questo video che ho visto, insomma, perché avevo già detto la mia, però quel video si è cancellato. E niente, io adesso vi carico questo video online e spero che questi... Io 12 minuti, 12 minuti a parlare. Va bene, spero che questi minuti io possa tenervi compagnia e vi mando un grande bacio. Mettete un pollice in su se vi va, commentate, mettete un mi piace al video e iscrivetevi soprattutto, che mi fa tanto piacere se cresciamo. Cioè, alla fine, poco alla volta, i fan. Noi fan, come si dice? I seguaci, le persone che ti guardano aumentano, certo. Non sono tantissimi, ma a me fa piacere comunque che ci siano persone che guardino il mio video. Pochi o tanti che sono, va bene lo stesso. E niente, se tu stai guardando, parlo con te, Manuela. Ok, sempre una sfida. Comunque, Manu, se stai guardando questo video, io ti mando un bacione enorme. E niente, ti adoro, quello è poco, ma sicuro. E niente, un bacione. Ciao ragazze!